Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati. Queste sono le principali notizie di oggi. Apriamo con Monticello Conteotto, disabile 44enne, muore dopo giorni di febbre nel suo ricovero. Mercoledì l'autopsia. Il padre e lo stesso ospedale di Vicenza vogliono far luce sul decesso. Quando è giunto a San Bortolo, infatti, dopo 4 giorni di febbre alta, vomito e diarrea, le condizioni di Alessandro Bardin erano disperate. È morto dopo poche ore. La procura ha aperto un'inchiesta verso ignoti per omicidio colposo. 20 anni fa era stato vittima di un gravissimo incidente in moto che lo aveva lasciato paralizzato. Valdagno, infermiera del San Lorenzo, in vacanza nel Salento, salva la vita a una bagnante. Nel pomeriggio di sabato, Cristina Visonà, dipendente dell'Uzzotto, in vacanza in Puglia, insieme ad altre 2 colleghe, ha praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare ad una donna che aveva accusato un malore in acqua. Quest'ultima si è ripresa, ma ha rischiato l'annegamento. Chiampo, guardia di finanza, truffa, lavoro nero per oltre 400.000 euro nella concia. A finire nei guai un 51enne di Chiampo, amministratore di 2 aziende che avrebbero eluso i versamenti dovuti attraverso un sistema di false fatturazioni. Oltre 100 lavoratori non erano stati assunti in piena regola. L'indagato ha accettato la cosiddetta pace fiscale per ripianare il conto con lo Stato. Torre Belvicino, stacca la falange a morsi nel corso di una lite in trattoria, denunciato un 39enne. Ad avere la peggio un vicentino di 52 anni, cliente del locale. I fatti sono avvenuti lo scorso 9 giugno. Per futili motivi si è accesa una furiosa lite con un uomo più giovane residente a Schio, culminata con l'aggressione. Per la vittima 30 giorni di prognosi, la menomazione permanente alla mano. Per l'autore del morso una denuncia in stato di libertà. Poi Anna Maggiore, manager ricoverato con Covid-19. La famiglia parla: dal tampone in poi è rimasto in isolamento. Si arricchisce di particolari e parziali smentite la vicenda del focolaio del Basso Vicentino. Il contitolare della LaserJet, ricoverato in terapia intensiva, denunciato dalla regione per un comportamento irresponsabile, ha causato 4 contagi, 100 persone in isolamento. Una nota dell'azienda spiega però come sono andate le cose. Dal giorno del riscontro della positività avrebbe rispettato i protocolli. Vicenza, addio a Morricone, maestro delle colonne sonore. A gennaio un concerto omaggio. Il teatro Astra del capoluogo iberico è stato infatti uno degli ultimi in Italia a riservargli un tributo con una serata intitolata Musica da Oscar. Il quasi 92enne maestro d'orchestra, compositore e uomo di spettacolo romano si è spento in ospedale all'alba di oggi. Era ricoverato per la frattura di un femore dopo una caduta funerale in forma privata. Recuaro Terme, trauma ad una caviglia per un'escursionista sul Monte Falcone, soccorsa in jeep. Una donna di 52 anni, residente a Sant'Orso, intorno alle 15 di domenica, si è infortunata a Recuaro Mille, un forte trauma distorsivo che le ha impedito di proseguire la discesa a valle mentre era in compagnia del marito. Una squadra di soccorso l'ha raggiunta e accompagnata all'auto, gamba fratturata. Trissino, a fuoco, roulotte con bombole di gas, esplosione sventata dai pompieri. Domenica pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Trissino nei pressi della pista ciclabile di via San Rocco, dove una roulotte è stata divorata dalle fiamme. All'interno 5 bombole di GPL, nessuna persona è rimasta ferita, ma il pericolo è stato altissimo. Marano Vicentino, auto si schianta all'alba contro un'abitazione, 2 feriti, uno incastrato. All'alba di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Pietro per un'auto finita contro il muro di una vecchia abitazione dopo aver affrontato una curva nei pressi della chiesa. 2 persone ferite, i pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza la Polo e estratto il passeggero rimasto incastrato, entrambi feriti stabilizzati e trasferiti all'ospedale. Enego, escursionista, si sente male sull'Ortigara, ricoverato in elicottero. Domenica mattina il soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla centrale del 118 per un malore a metà del sentiero che da Piazzale Lozze sale all'Ortigara nel territorio di Enego. Un 49enne di Rosà stava salendo in compagnia, si è sentito male, mentre una squadra si apprestava ad intervenire, l'uomo è stato recuperato dall'eliambulanza di Verona Emergenza, portato in ospedale a Trento.
Pagina dell'Eco Nazionale, Covid, nuova stretta in Veneto, torna l'obbligo di isolamento fiduciario, Speranza, tamponi per arrivi da paesi extra Schengen. Dopo i nuovi focolai provocati in Veneto da alcuni viaggi di lavoro, ultimo quello nel Vicentino, innescato da un serbo contagioso, il governatore Zaia ha firmato una nuova ordinanza che inserisce norme più stringenti per chi arriva dall'estero. È morto Ennio Morricone, il grande maestro, aveva 91 anni, il celebre artista è deceduto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Sport, campionato, capitombolo Inter, l'Atalanta vola, Napoli batte la Roma, è andata in archivio anche la 30ª giornata di questo finale di campionato compresso. Spiccano due notizie, la vittoria del Napoli che aggancia al 5º posto i giallorossi di Fonseca in caduta libera, ma soprattutto la sconfitta interna dell'Inter contro il Bologna. Ed infine la cronaca: Brescia, travolta sulle strisce da auto pirata, muore bimba di 9 anni investita da un'auto pirata, il conducente infatti ha fatto perdere le sue tracce, accaduto nella tarda serata di domenica a Bagnolomella nel Bresciano. È tutto, grazie della vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.